il Midrash di Armando Verdiglione. La realtà intellettuale, libro di dicembre 2014 di Armando Verdiglione, raccoglie i testi delle conferenze del sabato tenute dalla fine del 2011 a tutto il 2013. L'avvertenza editoriale informa che si sono tenute durante un'inquisizione che continua. È un'inquisizione fiscale che si sta occupando dal 2008 delle attività di Armando Verdiglione, della sua fondazione, delle sue società e istituzioni connesse. In risposta non realistica, non nel realismo politico e ancor meno amministrativo, richiesto tra l'altro dall'indagine, è stato scritto il libro L'affaire fiscale, il dispensario del tempo, che racchiude le conferenze del sabato dei 4 anni precedenti, la realtà intellettuale, volume che era diviso in 5 libri. Anche l'affare fiscale è scritto lungo l'inquisizione burocratica. E in effetti c'è l'analisi della burocrazia in Europa e non solo rispetto all'Italia e al suo caso. La realtà intellettuale prosegue l'elaborazione intorno all'indagine fiscale, burocratica e ai suoi criteri e al perché risulti continuamente un attacco all'attività intellettuale e alla sua realtà intellettuale. Questa necessità di elaborazione è intoglibile dal testo, come se la risposta all'attacco burocratico fosse invece da dare allo stesso livello convenzionale in cui è sferrato. I termini sono ancora quelli del ferro che Verdiglione ha mantenuto come immagine nel libro Il processo alla parola del 1986. Nella copertina c'è una foto in cui lo si vede in manette. Alcuni amici di Verdiglione hanno tolto questa copertina per tenersi il libro nella loro biblioteca. Perché l'Inquisizione non intende la realtà intellettuale, non solo quella di Armando Verdiglione? Perché l'ideologia che sorregge i funzionari, ideologia burocratica, è convenzionale. La realtà a cui fanno riferimento è la realtà convenzionale e il criterio dell'acefalia burocratica è quello di non disporre più del cervello come dispositivo di direzione del cervello intellettuale e quindi senza intellettualità, come intendere la realtà intellettuale? Scovata la mascotte che non compare più nei video. Voilà, riprendiamo. La risposta è devastante e quello che accade è l'Inquisizione, l'Inquisizione fiscale in questo caso. Accennavo al ferro perché il rischio
è quello della prigione. Anche nella coda di questo affare fiscale, con la denuncia mediatica di alcuni operatori salariati, collaboratori in qualche società diretta da Verdignone, che hanno denunciato di non ricevere il salario da molti mesi, e in qualche caso da più di un anno. Poi la notizia è sparita dalla scena mediatica e tutt'oggi vige un interesse apparente per questo affare. Qualche giornale aveva parlato di come reato di induzione alla schiavitù persino. I termini invece delle realtà intellettuali di questa cosa non sono mai emersi. Ma non c'è questo affrontamento nella parola e nella pratica di Verdiglione, perché c'è il confronto, che non è con qualcuno, è una proprietà dell'oggetto della parola, e c'è la frontiera del tempo, e questo impedisce la tentazione sostanziale e mentale, che è quella alla quale abboccano da sempre i funzionari. Non è una prerogativa della burocrazia fiscale, ma di ciascun settore della burocrazia, dell'amministrazione. L'amministrazione intellettuale è un'altra cosa e mette in discussione anche i termini della ragioneria, che la partita si doppia e quant'altro, nel senso che dalla parte di alcuni collaboratori di Verdignone, ironicamente possiamo dire vicini e lontani, è stata prospettata un'ipotesi di sospensione dell'intellettualità, perché si tratterebbe di uscire e di risolvere l'inquisizione fiscale vendendo o svendendo la villa San Carlo Borromeo, in ogni caso uscendo dalla modalità di approccio intellettuale che è di Verdiglione, per risolvere la questione fiscale dell'affare e chiudere questa partita, chiudere questa fase e chissà prima, forse perfino togliere il catechon, il ritardante, e giungere prima alla fine. Verdiglione ha accettato nel 1991, dopo 6 anni dalla prima inquisizione, il patteggiamento, che non ci pare molto intellettuale come modo di uscita dall'affare Verdiglione, come modo di conclusione, che è il modo stesso del proseguimento. Ma occorre che questa cosa si svolga per Verdiglione in modo intellettuale, perché in questi 40 anni di scrittura, questa altra Bibbia più importante della Bibbia, secondo una recente definizione di Alessandro Atti, non può essere disattesa dallo stesso Verdiglione. Invece è l'ipotesi comune, no? Che predichi bene e razzoli male. Perché allora il contrappasso sarebbe per Verdiglione stesso inevitabile. Verdiglione non è in posizione del Dio algebrista e che richiede i poveri diavoli geometristi per realizzare il suo folle volo. E se ci fosse qualcosa di questo, cioè di un'aderenza a qualche fantasma, proprio perché sarebbe letale questa assunzione del fantasma, non può che essere preso nell'analisi e dissiparsi. Ovvero, Verdiglione si attiene alla realtà intellettuale e in nulla, se non come errore tecnico da elaborare ulteriormente,
alla realtà convenzionale, che è anche la realtà della burocrazia e dell'inquisizione fiscale. Questa è la questione in cui le nostre risposte alla realtà convenzionale sarebbero inevitabilmente travisate e sarebbero usate come armi dell'Inquisizione. Sarebbe l'unica cosa che presumibilmente verrebbe letta nelle migliaia di pagine che abbiamo pubblicato. Intendiamo, se noi analizzassimo, e forse non ci spetta, gli errori tecnici di Verdegnone, che non sono di natura penale, lo affermiamo, non sono di natura penale. Come non sono di natura penale le conduzioni delle associazioni psicanalitiche di altre espressioni della psicanalisi. Non è penale il fanicismo con cui sono condotte le strutture associative psicanalitiche, altrimenti è l'ipotesi di Platone, tutti in prigione. Tutti nella caverna platonica, tutti colpevoli. È un fantasma paranoico come altri da articolare e dissipare. C'è chi ha scritto in una lettera, indirizzatesi, che era fuori luogo e fuori tempo la pubblicazione nel 2012 dell'affare fiscale, e che avrebbe anzi contribuito a soffiare sul fuoco appiccicato dagli inquisitori. Ciò che stiamo dicendo intorno all'Inquisizione è da prendere, tra virgolette. Diamo un'altra lettura degli inquisitori, perché i funzionari sono i geometrali, non sono gli algebrali. In questo caso sono appunto gli esecutori. La geometria, la misurazione della terra, è l'aspetto di esecuzione dell'algebra, che è un fantasma, della dettatura, no? I dettatori e gli esecutori dei dettami. Di questo parliamo. E questo dispositivo sostanziale e mentale dell'Inquisizione richiede, per essere inteso, articolato e dissipato, di analizzare anche l'aspetto degli algebrali inquisitoriali, no? Di coloro che menano l'attacco, gli attaccanti, i collanti, no? I sostanzialisti e i mentalisti, perché la colla è questa. La colla è tolta la materia intellettuale, la sostanza e la mentalità. La realtà intellettuale affronta ciascun dettaglio dell'esperienza e i titoli delle conferenze indicano la varietà dei temi indagati, che risultano poi il tema, l'acquisizione dell'indagine, per altri il risultato lungo la ricerca e l'approdo. Ricerca che non è senza approdo, non è circolare, non è il viaggio di una mosca chiusa all'interno di una bottiglia, e ancor meno di una bottiglia di Klein. Non è la ricerca nella caverna platonica, in cui guazzano i tutti, non è la ricerca di un viaggio lineare, che all'infinito è un cerchio, che presumerebbe la possibilità di viaggiare nel tempo, ovvero di tornare all'origine, di ripristinare le cose, di modificarle. Il viaggio del serpente che si morde la coda,
Il viaggio, tuttavia, non è circolare e non lo è mai stato, se non come un tentativo fantasmatico di padronanza. Vari sono i dispositivi di scrittura e di lettura in merito a un testo. La realtà intellettuale, e ciò vale anche per gli altri libri, non è per noi un libro che si possa leggere per intero e scriverne una nota di lettura e ancor meno una recensione. Non è questione di censo, è un richiamo dell'esperienza originaria. Esige questa originarietà nella lettura stessa in cui ciascuno si trova. Al punto che questo libro l'abbiamo letto due volte e non escludiamo altre letture. Recentemente abbiamo letto per la terza volta integralmente l'Affaire Fiscale e ciascuna volta, proprio come insegna Verdignone, è la volta originaria, non è mai riproduttiva, mai definitiva e senza definizioni, nemmeno per astrazione, quali le ha introdotte il logico matematico Giuseppe Peano. C'è la fine in definizione e quindi qualcos'altro da leggere. La prima volta, in ordinale, non c'è nessuna ordinalità nella lettura per cogliere i fiori del tempo, le novità. La seconda lettura per un confronto su una questione, quella che per Freud è il primato del fallo, è la questione del potere, del governo degli umani, del governo differente degli umani, di quello che altri chiama il doppio standard, una modalità per gli uomini, una modalità per le donne, una per i ricchi, una per i poveri, una per i belli, una per i brutti, una per gli istruiti e una per gli analfabeti. La questione della gerarchia, della millefoglia sociale e politica, che è fantasmatica. Il palinsesto di strati infiniti non è gerarchico e il fondo roccioso di Freud, sul quale edifica il primato del fallo, è l'impalcatura della roccia, che non è basilare e non si trova al fondo, è la condizione del viaggio, la pietra, sospeso da Freud, nella rappresentazione impossibile della roccia, peraltro invisibile, impercepibile, intoccabile, non a portata di mano. E diciamo appunto che è la condizione del viaggio sospeso da Freud, è proprio in questo in questa pietra sulla quale non regge l'impalcatura del fondo roccioso. Questione anche della teologia politica, come è chiamata in filosofia politica e nominata. Non tanto teologia politica nel testo di Verdignone, che ci pare non l'abbia mai impiegato come termine nella sua elaborazione, benché nel caso sarebbe stato come fantasma, fantasma di governo degli uomini, fantasma del potere. E alcune volte parla di teocrazia. Nella realtà intellettuale, Verdignone impiega una volta, forse due, il termine falloforia, quindi qualcosa di molto preciso, che non risulta un principio ma un aspetto mascherale,
di cui c'è questo impossibile portare la maschera fallica, indossare l'euforia e anche il suo colmo, la disforia. La maschera, tra l'altro, implica il pubblico. Qui invece implicherebbe il mostrarsi, la mostra di sé, far mostra di sé come appartenente a un grado gerarchico importante nella struttura piramidale della società. Verdiglione, data il cominciamento della sua elaborazione nel 1973. Mentre potrebbe essere precedente, da quando incontrava Lacan dal 1969, dopo essersi laureato in letteratura con una tesi sui giganti della montagna di Luigi Pirandello. Poteva trattarsi già di cifrematica, poiché lo spostamento di date è successivo a 1988, quando è intervenuto il termine cifrematica. È intervenuto, vuol dire che non è stato forgiato da Armando Verdiglione, ma da qualcun altro di cui non sappiamo il nome. Nel senso che Verdiglione afferma che già nel 1973 si è trattato di un'altra cosa, anche rispetto alla psicanalisi di Lacan. Cominciamento che va con l'avvio della pratica di psicanalista, di quella associativa e di conferenziere. Oggi dobbiamo dire che la sua pratica di psicanalista non c'entra nulla con quella dei cosiddetti psicanalisti, ridotti a psicoterapeuti di orientamento psicanalitico. Maimonide richiama i perplessi, gli smarriti. L'indagine prima è giunta a uno statuto differente e distinto del fallo, come si trova in Freud, e in modo ancora più elaborato in Lacan, proprio per offrire quel che nella pratica interviene come distinzione intellettuale, che interviene come una proprietà dell'oggetto della pulsione. Non è un soggetto che distingue, non avrebbe questa facoltà, non distinguerebbe per un atto intenzionale o di volontà. Verdiglione ha parlato proprio, a proposito della clinica di Lacan, di clinica del fallo. E a proposito della sua pratica, ha parlato di clinica del sembiante, dell'oggetto della pulsione e non più quindi clinica del soggetto, nemmeno di questa nozione che si vorrebbe forse paradossale in Lacan, che è quella di soggetto diviso. Non c'è soggetto, quindi ancor meno soggetto diviso. Certo, nella presunta compattezza sociale del soggetto, l'ipotesi, ma che permane nell'ordine rotatorio, sarebbe quella che il linguaggio, il significante, opererebbe questa divisione. Ma è più una caricatura dell'apertura da cui procede ciascuno che una divisione del soggetto, e ancor meno una divisione soggettiva o dovuta all'assoggettamento sociale, si intende. L'aforisma di Verdiglione, e ancora prima precisiamo che la clinica dell'oggetto di Verdiglione non è la clinica dell'oggetto piccolo a, petita di Lacan, non c'è corrispondenza di univoca tra queste due nozioni di oggetto. Ebbene, l'aforisma di Verdiglione intorno al fallo, per nulla facile, e non c'è nulla di facile tra l'altro, non c'è lettura diretta di questo aforisma, è che il fallo è la diagrammatica della nominazione.
il fallo come diagramma. Il fallo sarebbe il diagramma. Come pare capitare più volte, alcune formulazioni di Verdiglione non vengono più riprese e quindi non vengono ulteriormente rielaborate, come se alcune acquisizioni fossero quasi più acquisite di altre. Eppure la questione del due, la questione dell'apertura, la questione della relazione, la questione della giuntura e della separazione, è ripresa in ciascuna sua conferenza da oltre 40 anni. Proprio così, in ciascuna conferenza è ripresa, c'è un rilancio della questione dell'apertura, mentre la formula, tuttavia, intorno al fallo, no? Il fallo è la diagrammatica della nominazione, è stata ripresa come tale in alcuni contesti, ma senza ulteriori sviluppi, senza che l'indagine linguistica, per esempio, precisasse il termine diagrammatica, no? Ma questa è già una lettura, perché la grammatica rilascerebbe nel suo taglio. Quando la grammatica intellettuale, non la grammatica come sistema, giunge alla divisione delle parole, allora si può anche intendere che non procedono, la qualità della parola non procede da una grammatica generale, generativa, sociale, politico, teologica, di potere, ma l'apertura della parola, l'apertura stessa, è ha come suo modo il diagramma, e altri suoi modi sono la barra, il ponte, il nodo, la verticale, la diagonale, il ponte. Di certo il fallo, nell'elaborazione di Verdiglione, non è più, già da questa formulazione, il fallo in Lacan, il fallo in Freud. È quasi come se lasciasse ad altri il compito di indagare ulteriormente su questa asserzione, su questo risultato. Noi che abbiamo già trovato, per dire così, il principio dicotomico riforgiato da Pierre Legendre nei suoi 50 anni e più di indagine intorno alla questione istituzionale, intorno alla filiazione, questo principio dicotomico, che poi diviene principio di unificazione, di concordia, di sutura, di saldatura, di pontificazione, di annodamento, dovremmo dire, tutte queste figure, di grammatica sociale, di croce, quindi di crocifissione sociale, la barra, di barrificazione sociale, giuntura e separazione sociali, e l'abbiamo trovata anche questo principio dicotomico, l'abbiamo trovato anche nella sillogistica di Aristotele, nei suoi tre principi, che per noi sono antiprincipi, sono i principi dell'antivita. Principio di non contraddizione, principio di identità e principio del terzo escluso, stanno in luogo del principio di contraddizione, del principio di inidentità e del principio dell'altro, del principio del terzo, che non possiamo dire semplicemente che è dato rispetto alla presunzione aristotelica del terzo escluso, del terzo non dato,
e l'altro in quanto altro tempo, in quanto altro dal nome e dal significante. È lo stesso Aristotele che nella realtà intellettuale Verdiglione gli attribuisce la responsabilità di avere creato il discorso occidentale come discorso della morte. Dice che se avesse detto forse, l'uomo forse è mortale, l'uomo mortale non ci sarebbe stato, non ci sarebbe proprio stato il discorso occidentale, e questa è un'eccellente profezia che non avrà mai riscontro. È un dettaglio della ricerca, la vanificazione del primato del fallo, del principio del fallo, della supremazia del fallo, del discorso della morte. Verdiglione lo indaga a seguito dell'analisi del discorso della festa, e questo nei suoi primissimi scritti, che oggi interviene di rado come tale il discorso della festa, l'analisi sul discorso nella sua elaborazione, e da tanto diciamo la sua articolazione e dissipazione è un'acquisizione. Poi sotto il velame dei diversi strani, sì, potremo riprendere appunto dove questa elaborazione prosegue, non chiamandola più discorso della festa, insomma. Però non è la stessa cosa la sua ripresa e ulteriore elaborazione partendo proprio dalle parole discorso della festa. Il discorso della festa è il discorso occidentale, è il discorso della morte, che viene da una sua lettura della clinica rispetto a quello che interviene, rispetto agli enunciati sulla morte, e viene dalla lettura appunto della funzione umana, dell'umano mortale come l'animale di Aristotele, e viene dalla lettura della caverna farmaceutica, ovvero sostanziale e mentale di Platone, della scrittura come veleno e altre questioni. La questione di come le cose appaiono e quindi dell'approccio che diventa epistemico con Aristotele, o dell'approccio sostanziale che ha un debito con la teologia. La sostanza, poi la consustanzialità della Trinità, del Dio Trino, non ammesso dall'istanza ebraica, si può leggere alcune di queste cose anche nella guida dei perplessi di Maimonide, che non ha ancora, tra l'altro, la formalizzazione scolastica che ci sarà appunto con la Summa Teologica di Tommaso, ma ha già la formalizzazione di 700 anni prima, data da Agostino. Un dettaglio, ma sempre da riprendere. Quando Verdiglione analizza il discorso della morte, e a questo proposito fa intervenire il termine teocrazia, si può intendere che con questo termine analizza la questione anche della teologia politica, il cui acme pare la teoria del giurista nazista Carl Schmitt, che non cita quasi mai, se non mai, mentre invece Verdiglione si confronta spesso con alcuni dettagli dell'opera di Heidegger. Heidegger, al quale si può porre almeno una delle questioni valide per Schmitt, come quella della sua adesione al nazismo. Ebbene, se noi oltre a teocrazia
diciamo, teologia politica, ci troviamo a precisare altre questioni ancora. A ciascuno le questioni e gli elementi linguistici specifici al suo viaggio, che non può padroneggiare, quindi nella nostra lettura si è imposto questo termine, che possiamo dire tra parentesi, imposizione del significante, supposizione del nome e trasposizione dell'altro, e quindi il termine che richiede assolutamente un'altra lettura, ed è quella che diamo da più di 10 anni intorno alla teologia politica. Che Verdiglione non analizzi più manifestamente il primato del fallo in Freud e Lacan, non possiamo che constatarlo e non mantenere una presunta consegna rispetto a questo, e leggerlo e rileggerlo ancora. È quello che stiamo facendo. E riprendiamo il primato del fallo e la sua dissipazione nell'aforisma di Verdiglione, citato: il fallo è la diagrammatica della nominazione. In altri testi precedenti, le conferenze che sono confluite nell'affaire fiscale, interviene la precisazione delle varie figure e modi e lungo queste figure c'è anche il fallo, l'abbiamo accennato, no? La barra, il ponte, il nodo, la croce, modi del due. Allora la formula densissima non fa riferimento alla grammatica, che sino all'affare fiscale era uno dei vari aspetti del discorso della morte, veniva definita come devastante, mentre nella realtà intellettuale riceve un'ulteriore elaborazione la grammatica. E Verdiglione distingue la grammatica dal suo concetto. Tra la grammatica canonica, sociale, politica e una grammatica intellettuale. Allora il carattere, il gramma, non appartiene più all'imprimeria sociale, ai suoi marchi fallici appunto, ma alla tipografia del cielo, alla tipografia del paradiso. E quindi accenna a una grammatica intellettuale che non ha più nulla da spartire con la grammatica cosiddetta e i suoi programmi normativi. Ma già allora diagrammatica. Quel che da questo taglio della grammatica emerge è la stessa traccia. La diagrammatica della nominazione è la traccia stessa della parola, un modo dell'apertura. Emerge non una separazione di una giuntura, non è il taglio di una connettività sociale, non è il taglio di una connotazione sociale, di una notazione sociale condivisa, ma è l'apertura stessa. La superficie come taglio, la superficie come apertura, indica Armando Verdiglione. Un'immensità questa superficie come apertura, e oltre il realismo. E questo in formule forse più allegoriche della Bibbia, per parlare di coloro che non potranno mai capire, come propone Maimonide, che li chiama il volgo. Ebbene, la traccia non è tanto la traccia della giuntura e separazione,
quanto la giuntura e la separazione in atto come traccia, come apertura. Altrimenti sarebbe la traccia della traccia e l'apertura dell'apertura. Non tutto separato, non tutto congiunto o giunto. Verdiglione scrive giuntura e non congiuntura, termine appannaggio del sociale. Non c'è modo di spartirla l'apertura, diventa chiusura se si tenta di spartirla, di condividerla e poi di unificarla in un partito, in una chiesa, in un esercito o in strutture miste tra i due. Non si può esercitare l'apertura e nemmeno mutarla in un compito religioso. Quando noi diciamo la diagrammatica, possiamo intendere, ma questa è un'altra cosa, un'altra notazione, che non è la notazione della grammatica sociale, non è il suo impianto. E possiamo dire anche che si tratta della diagrammatica di un aspetto particolare, e è lì che c'è il dia, è proprio giuntura e separazione. Non possiamo dire tra giuntura e separazione, è giuntura e separazione. Diagrammatica della giuntura e della separazione, ma è nell'atto, non è distinta. Non è che c'è la giuntura e la separazione e poi c'è la diagrammatica. La diagrammatica, ovvero il fallo per Verdiglione, è il modo in atto dell'apertura come giuntura e separazione. Che cos'è la genealogia? Che cosa fa la genealogia? Intanto nasce già doppia. Sarebbe la serie delle giunture e la serie delle separazioni. Nella serie delle giunture gli inclusi, nella serie delle disgiunzioni gli esclusi, eccetera. I vari sistemi, no? La serie di separati, dei non esclusi dalla serie degli inclusi. Tutto ciò ha trovato una ricerca che non esclude la prova, la ricerca delle modalità e dei modi di giuntura e separazione. Questa è l'indagine non fiscale che abbiamo in corso, in atto di quelle che sono state figure impossibili della giuntura e della separazione. Il Midrash, modo di interpretazione della Torah, che presiede al passaggio alla scrittura del Talmud, sia quello di Babilonia sia quello di Gerusalemme, è una miniera rispetto alla questione della giuntura e della separazione. L'ipotesi di lettura è che il Midrash proceda, ossia nello stesso periodo della retorica, è verso l'800 prima di Cristo, è un lavoro da fare quello del paragone delle arti, e quindi in questo caso appunto il Midrash e la retorica sono arti dell'interpretazione, se non della lettura, e la lettura non è solo interpretazione, è anche trasmissione, è anche abduzione, e catacresi, e trasposizione in altra cifra, no? Non c'è solo il simbolo e la lettera, c'è la cifra. E quindi un'indagine intorno al paragone tra retorica e Midrash sarebbe per ciascuno proficuo. Midrash non più da tradurre in quanto termine, come
non avremmo tradotto per esempio Torah con Genesi, avremmo lasciato l'elemento linguistico nel suo calco, no? Radio è in tutte le lingue, non hanno che riprodotto per calco e quindi hanno poi letto nella fonetica della lingua di una nazione, insomma, questa cosa. Ma il termine è stato trasmesso per calco, come dicono i linguisti, no? Può variare la pronuncia, appunto, no? In francese diventa radio, eccetera. Midrash, da dove ci viene? Dalla lettura dell'opera di Gerard Haddad, che si è avviata con quella delle sorgenti talmudiche della psicanalisi e quindi della psicanalisi come figlio illegittimo del Midrash. Possiamo dire che quello di Freud è un Midrash psicanalitico, laico, più che ateo, come peraltro affermava di essere Freud. Ipotesi tra i vari aspetti indica come la teoria delle libere associazioni e le associazioni stesse che mette in atto nei vari libri Freud, in particolare nell'interpretazione di sogni, nel moto di spirito e la sua relazione con l'inconscio e nella psicopatologia della vita quotidiana. Il termine siamo debitori, insomma, il termine interpretazione midrashica, allora il termine interpretazione Deutung è appunto da questo altro libro in cui c'è questa linguistica freudiana e che è l'interpretazione di sogni, Traumdeutung, che in tedesco come De Deutung viene tradotto con significazione, ed è il termine impiegato da Lacan per la significazione del fallo. Ed è un Lacan lettore di testi di matematica, e qui ci riferiamo a Frege e a Russell sulla questione della significazione. Frege ha scritto Sinn und Deutung, mi pare, quindi senso, tradotto come senso e significazione, e nel 1908 Bertrand Russell scrive On the Noting, sulla questione appunto della notazione, della denotazione, sui quali tra l'altro è intervenuto con contributi interessantissimi da riprendere, che quella riprendiamo, è Peirce, Charles Peirce. Con la significazione stiamo indagando intorno a questa connessione stabilita da Lacan tra fallo e significazione. Il primato del fallo è il primato della significazione. Allora, in questo caso, il Midrash di Verdiglione, precisiamo ancora rispetto alla lettura che facciamo dell'opera di Gerard Haddad, citiamo mangiare il libro, no? Parla dell'impiego di due regole midrashiche di lettura, e sono quelle della Gezerah Shavah e della Simucha. La Gezerah Shavah, proprio per introdurre questo Midrash, cos'è che intendiamo per il Midrash di Verdiglione, questa Gezerah Shavah è la regola che qualora noi ci imbattiamo in un termine e in due contesti differenti,
c'è anche una questione che li connette e che non è mai data prima. Qua c'è un'allusione ad abuso linguistico poi. E un'indicazione che si tratta della stessa questione intellettuale. Quando noi leggiamo in un testo di un cardiochirurgo la parola cuore e poi la ritroviamo nella conclusione del romanzo di Dottor Zivago di Pasternak, si tratta di un aspetto della stessa questione intellettuale, in questo caso dello statuto del cuore, nella parola. Possiamo indagare il cuore nella prima accezione, in connessione con la seconda, e indagare la seconda accezione in connessione con la prima. Noi indaghiamo la Gezerah Shavah come la regola e la norma del labirinto. La regola e la norma della ricerca. La Semukkah, che precisiamo poi ulteriormente, solo con queste due letture della realtà intellettuale ha cominciato a leggersi, nel senso che abbiamo inteso di che cosa si tratta tra le regole del Midrash, ma non abbiamo svolto ulteriormente le indagini linguistiche, come accade anche per il termine fallo, per esempio. E è chiaro che con la lettura infinita dell'apertura e del discorso della morte ha proseguito sempre la lettura di questo elemento linguistico, senza togliere, senza aggiungere nulla all'elaborazione di Armando Verdiglione. Si tratta di un'altra elaborazione, come in ciascun caso. La Semukkah è il motivo del paradiso. Proprio perché le cose si dividono nell'adiacenza, l'altro, potremmo anche dire qualcosa d'altro, la cosa sessuale, la cifra, che è intersezione tra il simbolo e la lettera, ma è l'adiacenza tra la corda e il filo stesso, insomma, è intorno all'adiacenza che precisiamo lo statuto della Semukkah. È la struttura stessa dell'adiacenza, la struttura dell'altro. La Semukkah è l'indagine, in tal senso è un motivo di conclusione, di due parole che sono vicine. Viene data le istruzioni midrashiche come una vicinanza fisica, delle parole su una pagina di un libro, no? Due parole vicine. Ma si tratta di vicinanza intellettuale. E quindi nemmeno metafisica, non è una vicinanza metafisica, non è una vicinanza segreta, non è orfica, non è cabalistica nemmeno. Vicino lontano, tra l'altro, è proprietà del sembiante e non del soggetto. Non c'è che ci sia chi è vicino o chi è lontano, anche dalla Semukkah. E l'adiacenza è proprietà del tempo, una proprietà del paradiso, che è una regione del cielo, ovvero della combinazione tra il corpo e la scena. Questa regione singolare del cielo in cui le cose approdano, in cui la ricerca, più che concludersi, ha come sua altra faccia la conclusione. La ricerca è ricerca,
non ha da concludersi, altrimenti sarebbe un eufemismo per qualcosa che finisce. Non finisce in paradiso la ricerca, come l'analisi è interminabile e prosegue nel cielo la ricerca. Due parole quindi apparentemente vicine, ma accorgersi della loro adiacenza pone la questione stessa dell'adiacenza, viene data come tale nel testo, apparentemente finisce una frase, ne comincia un'altra, anche di natura differente. La parola finale della prima frase e quella iniziale della seconda vengono associate per contiguità. Intendiamo, noi anche in questo caso parleremo di contiguità intellettuale, quindi non è il soggetto che può mettere le cose contigue e stabilire una semucà, e stabilire un motivo di abduzione, un motivo di ipotesi del nuovo, il motivo dell'ipotesi di luce. Verrebbe cercata la ragione, la ratio intellettuale di questa adiacenza. Annotiamo ancora che queste regole di lettura erano rispetto alla Torah, al testo divino, poi sarebbero state trasposte sino al testo dell'esperienza da parte di Freud. Non si sono secolarizzate come invece alcune delle regole della retorica. E peraltro sono pochi i libri in cui si trovano pochi libri che riguardano le regole del Midrash, e se ne trovano di più sul frutto che hanno portato, ovvero su quello che sì, che viene chiamato Midrash, senza troppa attenzione per le regole, che in effetti sono pretesti per la lettura e non viceversa, non sono il testo. Inoltre la semucà non viene fatta per ogni adiacenza di termini, non c'è l'ogni, interviene un dispositivo di lettura in un contesto della ricerca, nessun automaticismo, non c'è il quantificatore universale dell'adiacenza, non c'è la misurabilità del tempo, non c'è il controllo del tempo. E leggendo una parola viene colta leggendo una parola viene colta un'altra parola che provvisoriamente possiamo chiamare la parola adiacente. E questa è l'adiacenza intellettuale. Noi elaboriamo una questione, per esempio il transfer in Freud, e operiamo con un'altra regola. Operiamo senza sapere di operare, perché l'operazione non è una facoltà del soggetto, è l'idea dell'oggetto, che Verdiglione chiama spirito, leggendo la teologia, leggendo Sant'Agostino in particolare, ed è tutt'altro spirito da quello che fornirà poi Hegel. Le cose si dividono per l'intervento della schisi come tempo, anche per il punto di schisi come punto di oblio, e ritroviamo una parola adiacente. Leggiamo Freud che dice che al colmo della resistenza si instaura il transfer, e con la figura del rovesciamento, che tra l'altro c'è fra le regole del Midrash, noi ci accorgiamo, questo è il risultato, il compimento, la catacresi, al colmo della resistenza non si instaura il transfer,
ma il transfer è negato dai principi di resistenza, giunto al suo colmo. Non si instaura, ma si crea il gioco a papà e mamma, il gioco a uomo padre e donna madre, non il complesso di Edipo, ma l'edipismo. Lo stesso Freud non distingue tra funzioni di resistenza e principio di resistenza, benché ha aperto la breccia sulla funzione di resistenza, lo dobbiamo a lui, come modalità del soggetto. Non distingue come nell'ideologia francese, in cui si tratta di resistere al potere, peraltro potere irresistibile. Ebbene, al colmo della resistenza ci si imbatte nella materia linguistica inaggirabile e anche nel tentativo fallico di aggirarla, di piegarla alla necessità della piramide sociale. E Freud indica che nell'oscillazione fra transfer linguistico e transfer delle insegne parentali, sociali e politiche, avviene una presunta scelta libera per il teatrino familiare. Se Edipo significa la famiglia, riprendere da sé Edipo, o se no la faccio tutta di nuovo. Ebbene, al colmo della resistenza ci si imbatte sia nella materia linguistica inaggirabile, sia nel tentativo fallico di aggirarla, di piegarla alla necessità della piramide sociale. E Freud indica che nell'oscillazione fra transfer linguistico e transfer delle insegne parentali, sociali e politiche, avviene una presunta scelta libera per il teatrino familiare. Se Edipo significa la famiglia, siamo nel convenzionalismo, siamo nell'edipismo. E risulta impossibile intendere la variazione nella lettura in cui ciascuno si trova. E ci precludiamo non solo il paradiso, ma anche il cielo, la combinazione tra il corpo e la scena, tra il da dove e il verso dove, da dove vengono le cose e dove vanno le cose. E questo era il transfer. Oggi il transfer per Verdignone ha un'altra lettura, è la metafora stessa, questione della sintassi e della funzione di rimozione. Togliendo il transfer da dov'era e situandolo rispetto alla metafora. Il transfer è la metafora, oggi per Verdignone. Quindi Verdignone toglie, lo dice, toglie il transfer negato dalle mani degli psicoterapeuti che l'hanno trasformato nel trasporto di ogni soggettività e di ogni erotismo. Quando qualcuno in analisi comincia a disquisire su un indumento dello psicanalista, quello non è il transfer, come lo ha chiamato Freud, è proprio la sua negazione, il suo rovescio. Diciamo che l'altra parola, la parola adiacente, quel che non è nome e non è significante, altro dal nome e dal significante, è un elemento linguistico. L'altro elemento linguistico non è preso nella funzione di nome e nella funzione di significante e non è nemmeno il nome e il significante non presi in una funzione. È giuntura e separazione. Quando qualcuno in analisi comincia a disquisire su un indumento dello psicanalista, sulla cravatta, non è quello il transfer, come l'ha chiamato Freud,
è proprio la sua negazione, il suo rovescio, la sua conversione nell'edipismo, nel familiarismo. Diciamo che l'altra parola, la parola adiacente, quel che non è nome e non è significante, altro dal nome e dal significante, è un elemento linguistico. L'altro elemento linguistico non è preso nella funzione di nome e nella funzione di significante e non è nemmeno il nome e il significante non presi in una funzione. È giuntura e separazione l'apertura e non è giuntura di qualcosa né separazione di qualcosa, nel senso che l'elemento linguistico non è né giunto né separato a un altro elemento linguistico, ma ciascun elemento linguistico procede da giuntura e separazione. Noi forziamo la cosa perché è quello a cui abbiamo appena accennato, è la parola adiacente e va esplorata. Esplorandola possiamo anche imbatterci in un'altra ipotesi di lettura senza che ci sia una metatesi che diriga l'ipotesi. C'è la condizione che sta nella parentesi. La ricerca ha il suo modo per parlare nell'idioma ebraico nella Gezerah Shavah. Ma che cosa facciamo quando ricerchiamo? Anche quando riprendiamo l'etimo di una parola, quando leggiamo i libri, noi andiamo a leggere quell'elemento linguistico in altri contesti, in altre teorie, in altre letture. Noi svolgiamo un'indagine intorno all'oggetto, perché si è imposto nella parola. Forse anche solo perché qualcuno ci ha detto: questo non è l'oggetto della mia vita. E allora, qual è l'oggetto della vita? Qual è la questione dell'oggetto? E qual è la sua istanza? E indaghiamo sull'oggetto, sull'objectum. Ci troviamo a indagare tra l'oggetto nella nostra esperienza e l'oggetto in altre esperienze. E questa è pratica della Gezerah Shavah. E che si tratti di un aspetto appunto della stessa questione e della stessa istanza, che cosa implica? La differenza e la varietà, non la stessa cosa. L'elemento linguistico oggetto, tra virgolette, si divide da sé e differisce da sé. È ciò che è non oggetto anche, funziona poi come nome adiacente a un altro significante. È questo che abbiamo chiamato provvisoriamente la parola adiacente, l'altro significante. Inseguito dalla logica significante di Lacan, è un but de réel, è un lembo di reale, un significante nuovo. E non ci troviamo più a investire un elemento dividendolo in due, in positivo e negativo, non uscendo mai più dal doppio standard circolare in cui arenano quasi tutti, di differenza in differenza e di varietà in varietà. Il viaggio linguistico di ciascun termine, non il viaggio del soggetto che non c'è, approda alla cifra, che è una abduzione, qualcosa che non ritorna al presunto punto di partenza, una novità assoluta, altro che la logica della scoperta scientifica spronata dall'epistemologia. In modo favolistico possiamo dire che un elemento linguistico ritrovabile in due posizioni differenti per giuntura e separazione rilascia nell'adiacenza un elemento linguistico nuovo che mai potrebbe venire per deduzione logica o per condivisione sociale e non provenendo da nessuna premessa logica non permette il viaggio della presunta concatenazione all'indietro sino all'origine.
altrettanto presunta. Una delle presunzioni fondamentaliste, una delle presunzioni più fondamentaliste. Siamo già tra il labirinto e il paradiso, e con la Gezerah Shavah e la Simuka, con questo Midrash semplice, e più propriamente però non ci sono due elementi linguistici da cui procederebbe un terzo. Ciascun elemento linguistico procede dalla giuntura e separazione come nome, come significante, e come altro dal nome e dal significante. E questo riguarda proprio la Gezerah Shavah e il labirinto. Poi c'è l'altro tempo, che è anche l'altro dal nome e dal significante, e questo è il frutto della Simuka, dell'adiacenza temporale. L'elemento linguistico come altro dal nome e dal significante, e non è il significante nuovo cercato da Lacan. L'altro non è significante. Per esempio, il termine inconscio non lo ha inventato Freud, eppure per il viaggio linguistico a cui abbiamo accennato, il termine inconscio in Freud è un'altra cosa rispetto a ogni altra definizione che lo ha preceduto. È lungo quest'onda che Verdignone, nella realtà intellettuale, indica che il modo in cui sta elaborando l'identificazione, di questo modo assolutamente non ce n'è traccia né in Freud né in Lacan. L'identificazione dà una proprietà dei soggetti, e Tizio si identifica con Caio e viceversa, diviene una proprietà dell'oggetto della pulsione, non del soggetto, che è una creatura gnostica, ed è l'instaurazione dell'oggetto come specchio, come sguardo e come voce che distingue. La logica della distinzione è la logica del sembiante, è la logica dei punti, e qui abbiamo appunto specchio o sguardo e voce, punto di distrazione o di caduta, punto di sottrazione o di fuga, punto di astrazione o di schisi o di oblio. A questo punto non è tanto lo stesso termine allora in due posizioni differenti, ma due termini linguistici adiacenti più che vicini fisicamente nel libro. Nel Midrash c'è una forzatura, sembra quasi che non ci sia direzione, e dalla forzatura di una di queste regole ne emergerebbe qualcosa del testo originario, di cui c'è una parvenza per falso nesso nel testo manifesto, nel testo che appare, nel testo che si vede. Questo è anche il modo della gematria, che appartiene alla Kabbalah, essendo l'alfabeto ebraico anche costituisce anche i numeri, e viene effettuato dal contenuto manifesto nel quale ogni lettera avrebbe un valore numerico, e viene tradotto in numeri, ma vengono fatte, e questo che riguarderebbe i libri sapienziali, ma vengono fatte delle operazioni su questi numeri, perché si possono sommare non nello stesso modo, si possono sottrarre, dividere e altro ancora. Poi dal numero o dai numeri ottenuti, proprio per quei valori numerici, viene ritradotto in lettere il nuovo numero, e quello sarebbe il significato originario della parola che solo per falso nesso era dato in quello manifesto. Ecco, in questa operazione sui numeri
si gioca qualcosa dell'arte, si gioca qualcosa del caso clinico singolare, insomma dell'inesistenza della casistica su queste cose. E non è così la psicanalisi, non è la logica del caso singolare. E questo modo della ricerca, cioè la differenza tra un contenuto manifesto e un contenuto latente, nascosto o originario, non è la stessa cosa, c'è già in Maimonide nella citata guida dei perplessi. Ecco allora che nell'elaborazione di ciascun elemento linguistico, e che cos'è una psicanalisi se non l'elaborazione di alcuni elementi linguistici, non è il caso di altri usi per quell'elemento, di altri impieghi, ma da questo si avvia un'altra connessione e un'altra separazione fra l'erranza del nome e la deriva del significante, e nell'adiacenza temporale interviene la catacresi, l'abuso linguistico, l'abduzione, l'ipotesi del nuovo, l'aforisma. L'ipotesi del nuovo che c'è in Peirce, è una citazione quella che facciamo. E questa è la via per la quale Verdiglione è giunto all'aforisma, anche quello che abbiamo citato più volte, il fallo, è la diagrammatica della nominazione. Non lo è per la burocrazia, non lo è per l'inquisizione fiscale, per la burocrazia che è solo l'organo amministrativo della gerarchia sociale eretta sul primato del fallo. Il fallo che cos'è? Il fallo è, molto banalmente, è il manganello del potere. Nella realtà intellettuale, Armando Verdiglione precisa il glossario e il dizionario della cifrematica, di quella che chiama la scienza della parola, e lo fa come scienziato della parola e poeta. Noi in 37 anni di lettura del suo testo non abbiamo mai trovato nulla di penale. Noi ci siamo, tra l'altro, in questo testo, che abbiamo letto solo due volte, ci siamo interessati solamente a qualche sfumatura, all'identificazione, ma soprattutto al transfer, dove abbiamo trovato operanti appunto alcune regole del Midrash, delle regole di interpretazione del testo divino, della Torah, nell'ebraismo, e ci chiediamo, al seguito dell'indicazione che abbiamo avuto da Gerard Haddad, dai suoi libri, intorno appunto al debito della psicanalisi rispetto all'ebraismo, quale sarebbe per ciascuno il Midrash, e non solo per Verdiglione, di cui abbiamo accennato a una sorta di Petit Midrash, quando noi ci interessassimo non solo a due di queste regole di lettura, ma ce ne sono tre, pardon, ce ne sono sette, poi ce ne sono, ci pare, 13 in Hillel, e ne vengono menzionate 36 in altri testi, e c'è chi parla proprio di letteralmente di 613 regole, come sono, qual è il numero delle parole, Devarim, dei comandamenti, ma non è comandamenti la parola appunto in ebraico, Devarim è solo parole, solo.
comandamenti, forse che solo comandamenti, e sono le i 613, noi traduciamo con precetti, le o i misvot, nell'ebraismo. È un libro di una portata immensa, come ciascuno dei libri di Armando Verdiglione. La realtà intellettuale tra le sue letture potrebbe essere di stimolo, come banco di prova in cui arenerebbero non solo tutti gli errori tecnici, ma tutte le asinerie che hanno portato al rogo Giordano Bruno, quelle che lui attribuiva all'epoca all'aristotelismo. Ma c'è da chiedersi appunto se quella psicanalisi che ancora gentilmente Verdiglione ne legge i testi, se non sia altro che un aggiornamento aristotelico, insomma. Il bilancio, che è il bilancio del futuro, deciderà di questa lettura e della lettura di Armando Verdiglione.